Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, oggi andremo a eseguire un video tutorial un po' particolare dedicato a tutti quelli, no, non a tutti quelli che amano la Coca-Cola Zero, no, a tutti quelli che hanno problemi con il wifi, il segnale troppo debole magari in determinate aree della casa e vogliono potenziarlo senza cambiare modem, senza spendere un patrimonio. Andremo semplicemente a utilizzare una lattina vuota e lavata, forse è meglio lavarla prima per evitare zuccheri vari. Ora questo è zero, però con lo zucchero si appiccicherebbe. Dopodiché mi serve un taglierino col quale spero onestamente e vivamente di non trucidarmi e poi delle forbici. Andiamo a vedere brevemente cosa bisogna fare. Prima di tutto bisogna togliere il gancetto di sopra, non ho mai capito come poterlo chiamare, o comunque l'affarino che serve per poter aprire la lattina. Dopodiché andiamo attentamente col taglierino a togliere la parte di sotto. Questo non è proprio il massimo dei taglierini che... Ah, ecco perché qualcuno deve aver rotto. Ok, scusate l'inconveniente, ho dovuto cambiare strumento perché l'altro aveva il pezzettino qui rotto, di conseguenza abbiamo dovuto trovarne un altro, ho dovuto trovarne un altro. Allora, questo funziona. Andiamo innanzitutto a, essendo il più delicati possibile, tagliare tutto il guscio di sotto. Io sono appassionata di informatica, ma non sono mai stata famosa per le opere di bricolage. Abbiamo quasi fatta. Ok, questa parte l'andiamo a togliere perché non ci serve. Ora tocca a quest'altra parte invece. Qui sarà un po' più particolare perché dovremo avere cura di lasciare un pezzettino attaccato perché farà praticamente da supportino a questa specie di antenna supplementare che stiamo andando a costruire. Ok, adesso lo rifacciamo dall'altra parte, avendo chiaramente cura questa volta di lasciare un pezzettino qui che farà praticamente da supporto alla nostra antenna homemade. Io preventivamente ci ho perso un po' di tempo a riuscire a bucare perché purtroppo non ho un grandissimo taglierino di un'ottima qualità, quindi ho fatto preventivamente un buco per tagliare un attimino i tempi. Ok, quindi per quello che mi riguarda la difficoltà è maggiorata, qua ci fermiamo. Scusate se copro con la mano, è per evitare di uccidermi. Dal prossimo video giuro di fornirmi di materiale migliore. Ok, ce l'abbiamo fatta. Lasciate un po' di spazio, come vi ho fatto vedere, magari qui aumentiamo un altro pochino. No, mettiamo da questa parte. Aspetto che non mi uccidevo. Ok, basta così. Poi prendiamo un paio di forbici, questa volta sono più preparata, ne ho prese due e andiamo a tagliare in questo senso. Ok. A posto, ce l'abbiamo fatta. Togliamo questo che è un pezzetto in più. Innanzitutto, ok, apriamo un po' di più. Questo lo togliamo. Ok, ah, ecco, mi sono anche un attimo tagliata. Cerchiamo di rigirare il pezzo all'incontrario in modo che rimanga un pochino più aperto. Attenzione agli spigoli pungenti perché c'è il rischio di tagliarsi. Infatti, io mi sono un attimino graffiata il dito. Asciughiamo. Perfetto. E adesso non ci resta che passare al montaggio della nostra antenna.
molto molto homemade. Andiamo a prendere il modem e passiamo al montaggio dell'antenna. Ok, abbiamo preso il nostro modem, sicuramente non con il benestare del resto della famiglia che lo reclama. Andiamo a montare l'antenna. Come vedete, io l'ho fatto solo con una lattina perché praticamente ho soltanto un'antenna, e adesso andremo a montarlo più o meno in questo modo. Io utilizzerò uno scotch per pacchi, lo renderò biadesivo giusto per prova, però è consigliabile utilizzare tipo patafix o comunque quelle paste biadesive. Allora, tagliamo un pezzettino, lo facciamo diventare biadesivo. Questa nuova antenna spero vivamente funzioni, perché ci sono, dire che c'è il mio sangue, il mio sudore è poco, soprattutto il mio sangue. Allora, andiamo a bloccare un attimo così, ovviamente non è stabile. Antiestetico al massimo quello che sto facendo, lo so, però... Ok, la piazziamo in questo modo, l'antenna che abbiamo realizzato, e ora per la felicità della mia famiglia lo andiamo a rimontare e andiamo a eseguire uno speed test. Quello che state vedendo in questo momento è lo speed test che ho eseguito subito prima di iniziare l'esperimento, quindi di montare l'antenna. Adesso non ci resta che riportare lo smartphone, scusatemi, il modem a collegamento e provare un altro speed test per vedere come va la connessione.